Read and Play presenta Book Jam, il canale che vi parla dei libri attraverso la loro colonna sonora. Qui proponiamo recensioni brevi di libri di narrativa, poesia, racconti e saggi, ognuno con la propria soundtrack, che potrete trovare su readandplay.it e sul nostro account Spotify. Io sono Cristina Nori e oggi vi parlo di Le Vergini Suicide di Jeffrey Eugenides. Il romanzo, scritto dall'autore americano di origine greca Jeffrey Eugenides, è stato pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti nel 1993 ed è successivamente stato tradotto e pubblicato in tutto il mondo. In Italia è pubblicato da Mondadori, con la traduzione di Cristina Stella. Le opere di Eugenides hanno come punto fermo l'esplorazione del cosmo familiare e delle relazioni che si creano in esso, intricate, a volte torbide o addirittura tossiche. Nel 2003 ha vinto il premio Pulitzer per il romanzo Middlesex. Le Vergini Suicide è un romanzo breve, ma non fatevi ingannare. Vi rapirà e vi porterà indietro ai tempi dell'adolescenza, risvegliando sensazioni e memorie che pensavate di avere sepolto da tempo. La prima particolarità di questo romanzo sta nella scelta della voce narrante. L'autore non la incarna in un soggetto preciso, ma in un gruppo di soggetti, che insieme costituiscono un narratore corale, che ripercorre la vicenda narrandola in soggettiva. Sono i ragazzi che conobbero le sorelle Lisbon ai tempi della scuola, adolescenti all'epoca e oramai adulti. Questi uomini non parlano a voci alterne, ma si fondono in un noi unico e compatto, che porta ricordi condivisi ed emozioni comuni. Nel corso del romanzo conosceremo i loro nomi e alcune loro caratteristiche, ma non riusciremo mai a scinderne le singole voci narranti. E anche se da adulti le loro strade si disperderanno, l'esperienza d'amore e di morte della loro adolescenza li accomunerà per sempre. Ci troviamo davanti a un romanzo sensoriale, in cui i ragazzi che prestano voce all'autore ricordano le sorelle Lisbon attraverso le cose che queste hanno posseduto e poi lasciato dietro di sé. Molti di noi erano perseguitati da sogni ricorrenti, in cui le sorelle Lisbon ci apparivano più reali di quanto non fossero state da vive, e ci si svegliava con la certezza che sul guanciale era rimasto il loro profumo, la scia odorosa dell'aldilà. Ci riunivamo quasi tutti i giorni e passavamo al vaglio le prove per l'ennesima volta, declamando brani dal diario di Cecilia. Eravamo affascinati dalla descrizione di Lax, che verificava la temperatura di un mare poco invitante con un ginocchio alzato, a mo' di fenicottero. Ma nonostante tutto, al termine di quelle sedute, avevamo sempre la sensazione di aver ripercorso un vicolo cieco, e nel nostro animo crescevano la frustrazione e lo sconforto. Le Vergini Suicide colpisce duro la sensibilità del lettore, sin dall'esordio. I barellieri che entrano a casa Lisbon per recuperare il corpo dell'ultima delle cinque sorelle morte sanno già come muoversi. Conoscono quella grande casa, ridotta a un decadente e umido santuario, in cui i vivi e i fantasmi non si distinguono, e si aggirano con destrezza fra le stanze disordinate e ingombre, fino a trovare il corpo di Mary, ultima superstite del suicidio collettivo, eppure morta dentro da un pezzo. Il filo del tempo ha il colore della morte e si riannoda quasi subito. Dalla prima sorella ad andarsene, Cecilia, all'ultima, Mary, il lettore può immaginare la conclusione della vicenda. In questo l'autore gioca a carte scoperte sin dall'inizio, perché il suo intento non è raccontare una storia. Eugenides vuole farci respirare l'aria pesante di casa Lisbon. Vuole farci mancare il respiro, come alle ragazze segregate senza catene. Renderci catatonici come cinque giovani cuori che scrivono diari segreti e fanno progetti per ingannare il tempo, in attesa di un futuro che non avranno. L'autore passa con leggerezza dalla narrazione del tentato suicidio di Cecilia alla sua festa. Il tono è lo stesso, pacato, scorrevole. Questo stile narrativo incisivo si fa specchio della silenziosa emotività che cova nei protagonisti.
non soltanto delle ragazze, ma anche dei ragazzi che le ammirano e dei coniugi Lisbon. Questi ultimi sono uno dei cardini della vicenda. Due statue immutabili, macigni che fanno progredire la storia senza muoversi o cambiare minimamente. Un padre assente, emotivamente quanto mentalmente, e una madre granitica, solida nel suo sguardo ottuso da cristiana pacificata col mondo, che crede basti girare una pagina della Bibbia per trovare le soluzioni. Neppure Dio è una consolazione a casa Lisbon. Non per i genitori, che vieteranno alle figlie anche la frequentazione della chiesa, e nemmeno per le ragazze, costrette a bruciare i dischi rock e ad ascoltare i gospel. In questo romanzo troviamo un particolare scontro fra musiche, che testimonia uno scontro fra generazioni destinate a non capirsi, non tanto per il divario di età, ma per l'autoreferenzialità dei coniugi Lisbon e la loro incapacità di mettere in discussione le loro personali certezze. La signora Lisbon aveva acceso il fuoco in soggiorno e Lax, che adesso piangeva in silenzio, cominciò a consegnare i dischi alle fiamme, uno alla volta. Non si seppe mai quali fossero gli album condannati a quell'auto da fè, ma pare che Lax li sollevasse uno dopo l'altro, tentando di suscitare la compassione di sua madre. In un batter d'occhio la stanza fu invasa da un puzzo nauseabondo e la plastica si scioglieva sugli alari. Perciò la signora Lisbon non permise a Lax di continuare. Gli altri dischi finirono nella spazzatura della settimana. Eppure la musica, a un certo punto, pare l'unica ancora di salvezza che potrebbe strappare le sorelle da un destino già segnato. Quando sono rinchiuse in casa, senza alcuna possibilità di uscire, nemmeno per andare a scuola, i ragazzi che le hanno accompagnate al ballo e che conservano nel cuore l'esperienza quasi ultraterrena della serata trascorsa con quegli angeli biondi usano la musica per stabilire un contatto con loro. La nostra playlist, che troverete alla pagina www.readandplay.it, riprende le canzoni degli anni 60 e 70 scelte dall'autore per questo singolare e straziante codice Morse. Where Do the Children Play di Cat Stevens, Dear Prudence dei Beatles, Candle in the Wind di Elton John e Wild Horses dei Rolling Stones. Sono solo alcune. La playlist completa sul sito readandplay.it. C'è un'occasione felice nella breve parabola delle sorelle Lisbon. Un momento di evasione dalla loro condizione di incomunicabilità familiare, rappresentato dal ballo della scuola a cui ottengono il permesso di andare. Questa innocente evasione, tappa comune ai ragazzini delle scuole americane, è allo stesso tempo il culmine della felicità conosciuta e il punto di non ritorno, tanto per le sorelle quanto per i genitori. Dal punto di vista di Lax, Mary, Bonnie e Therese, il ballo è un'occasione per essere come tutte le altre ragazze. Scegliere le stoffe per i vestiti, avere il bouquet appuntato dal cavaliere, andare in auto con dei ragazzi. Per la signora Lisbon, invece, la stessa occasione è il punto di frattura, di fallimento del suo bigotto sistema educativo. Si è lasciata convincere una volta sola, e i suoi quattro cherubini rimasti le sono sfuggiti dalle mani. Tutto è innocente e tutto è sensuale in quella serata. Ragazzi e ragazze che si avvicinano, ballano, forse fanno l'amore. L'autore lascia immaginare ciò che accade fra Lax e Trip, perché è troppo bello e magico per essere raccontato. Dal giorno dopo, però, tutto cambia. La clausura, la lenta decadenza, la sensualità di Lax che si trasforma in una carnalità affamata di ogni uomo, come a volerne disperatamente estrarre un po' di linfa vitale. Fare l'amore sul tetto era una pazzia con qualsiasi tempo, ma farlo d'inverno suscitava l'idea di uno squilibrio mentale, di una disperazione e di una tendenza autodistruttiva che superavano di gran lunga qualsiasi piacere carpito sotto gli alberi gocciolanti.
Benché alcuni di noi vedessero in Lux una forza della natura, insensibile ai morsi del gelo, una dea glaciale generata dal grembo stesso della stagione, la maggior parte sapeva che era soltanto una ragazza che rischiava, o forse si augurava, di morire assiderata. Non possiamo concludere questa puntata sulle vergini suicide senza citare il bellissimo film che Sofia Coppola ha tratto dal romanzo. Il Giardino delle Vergini Suicide esce nel 1999, primo film interamente scritto e diretto da Sofia Coppola e prodotto dal padre, Francis Ford Coppola. La regista rispetta l'estetica descrittiva del romanzo di Eugenides e la traspone in una pellicola carica di oggetti rappresentativi, che fanno da specchio al mondo interiore dei protagonisti. Nel cast spiccano Kirsten Dunst, che dà corpo alla meravigliosa Lux, un angelo sensuale e innocente che sparge intorno a sé il suo fascino decadente. E Kathleen Turner, che si immerge nel personaggio della signora Lisbon, rendendone perfettamente la rigidità e la mancanza di empatia. All'interno della nostra colonna sonora, sull'account Spotify di Read & Play, troverete anche due brani provenienti dalla soundtrack del film, scritti dalla band francese Air. Lasciatevi cullare dalla struggente atmosfera di Playground Love, il tema di sottofondo della pellicola, e vi sembrerà di vedere il mondo delle sorelle Lisbon materializzarsi davanti a voi. Questo è il canale Book Jam di Read & Play. Io sono Cristina Nori e la puntata che avete appena ascoltato è stata scritta e registrata da me e mixata da Lara Santini. Oltre alla mia voce avete ascoltato anche quella di Eleonora Pizzi. Vi rimandiamo al prossimo podcast con un altro libro e una nuova colonna sonora. Per sentire le puntate precedenti e future, leggere le nostre recensioni e ascoltare la soundtrack di Le Vergini Suicide di Jeffrey Eugenides, vi invitiamo a seguirci su readandplay.it.